Buon pomeriggio a tutti. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico. Avverto altresì, ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno, che la pubblicità dei lavori verrà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la contestuale trasmissione via web TV. Comunico che il primo comitato nella riunione di ieri ha approvato una proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della 13ª legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019. La proposta, il cui testo è in distribuzione al banco della Presidenza, è imperniata sostanzialmente su tre aspetti. Il primo è rappresentato dall'acquisizione del consenso alla declassificazione dei documenti a suo tempo vincolati su richiesta di soggetti terzi mediante l'attuazione di un innovativo procedimento basato sul silenzio assenso degli interpellati. Il secondo consiste nel via libera alla pubblicazione degli atti della 13ª legislatura, quelli declassificati in base alla procedura sopra menzionata, unitamente a quelli precedentemente vincolati dal solo segreto funzionale. Il terzo ed ultimo aspetto prevede l'applicazione del procedimento positivamente sperimentato per la 13ª legislatura e per le altre legislature precedenti che verranno successivamente prese in considerazione ai fini dell'attuazione della delibera di declassificazione. Do a questo punto il benvenuto al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per la Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, accompagnato dal dirigente superiore della Polizia di Stato, il dottor Stefano Delfini. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Dopo l'intervento dell'audito potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti. Prego a questo punto il prefetto Rizzi di svolgere il suo intervento introduttivo. Prego, prefetto. Grazie presidente, e la ringrazio di questo invito. Un saluto a tutti i parlamentari componenti della commissione. E mi sembra che il tema che mi è stato chiesto di affrontare è un po' il tema dei profili internazionali della criminalità organizzata e come ne parlavo prima in sede di incontro con lei presidente, il tema della internazionalizzazione del crimine è un tema che è stato colto già molti anni fa da Giovanni Falcone e ha avuto un momento di cristallizzazione in un atto che tutt'oggi è un po' l'atto, la pietra miliare nell'ambito della cooperazione di polizia, che è la Convenzione di Palermo, per la quale ricorre quest'anno peraltro il ventennale. E quindi il profilo transnazionale del crimine, mi fa piacere vedere il presidente Grasso, che ho conosciuto in un'altra stagione sua e mia professionale in quanto procuratore di Palermo, e ricordo che proprio sul concetto di crimine transnazionale il presidente Grasso era uno dei pionieri di questa materia. E quindi posto questa premessa di carattere generale, oggi il tema è come questi profili di criminalità organizzata
si manifestano nel mondo, quali sono le azioni di contrasto che come Paese stiamo ponendo in essere e di converso qual è la sensibilità internazionale su questi temi. Allora, oggi che ci siano profili internazionali è di tutta evidenza, è di tutta evidenza sia sotto il profilo del crimine tradizionale che sotto il profilo del crimine online, dove la dimensione stessa paese non ha più senso, potendo il crimine essere commesso attraverso la modalità virtuale in qualunque parte del mondo, o addirittura un segmento in una parte e un segmento in un'altra. E quindi le uniche modalità di contrasto a fronte di una minaccia che si fa sempre più globale sono quella di costituire alleanze globali per contrastare efficacemente la minaccia. Quindi normalmente quando si parla di scenari internazionali si suddividono questi scenari in cooperazione bilaterale, quando un paese coopera con un determinato paese, per esempio attualmente, sempre per attenermi a scenari di criminalità organizzata, la fuga di Morabito dall'Uruguay ha comportato l'attivazione di un canale di cooperazione bilaterale con l'Uruguay. Gli scenari poi sono regionali e come Italia il contesto è quello europeo, Europol come sede di cooperazione multilaterale. A livello globale noi cooperiamo soprattutto attraverso la piattaforma Interpol, che in questo momento unisce intorno a sé a livello multilaterale 194 paesi, ma a natura associativa, mentre Europol è espressione diretta degli Stati membri per quanto riguarda l'Unione Europea e quindi ha molta più forza. E ancorché il regolamento attuale non si connoti in questo modo e neanche la modifica del regolamento la prospetti in questo modo, in uno scenario futuro si collocherà sempre di più come una polizia di tipo europeo su modello di stati federali. In questo contesto la consapevolezza di alcune minacce rappresentate dalla criminalità organizzata nazionale non è elevatissimo. Non è elevatissimo perché molte delle nostre mafie non sono conosciute, perché mentre la Cosa Nostra è stata un po' al centro sia degli interessi nazionali sia di alcuni paesi del mondo, penso agli Stati Uniti dove la Cosa Nostra aveva radicato una propria costola, è stata oggetto di studio e di contrasto. L'andrangheta, per esempio, così come è stato un fenomeno sottodimensionato nello stesso nostro paese, in quanto gli anni 90, le stragi degli anni 90 hanno totalmente rappresentato una minaccia globale per il paese, l'antistato che attaccava frontalmente lo Stato ha richiesto un concorso di tutte le energie della magistratura, delle forze di polizia, l'andrangheta è riuscita, muovendosi sotto traccia, a guadagnare posizioni di potere straordinario. In un recente rapporto della DIA, l'andrangheta viene fotografata come presente in 30 paesi del mondo, ma quando noi diciamo presente è perché sono presenti locali di 'ndrangheta, quindi già una struttura intermedia dell'andrangheta, non un singolo 'ndranghetista che va in esplorazione alla ricerca di nuovi mercati, ed è presente, molto presente in Europa, soprattutto in Germania, Francia, Svizzera, ma è presente anche in Olanda e in Spagna in maniera molto sensibile. E allora cosa fare? Quello che abbiamo immaginato e realizzato sono una serie di interventi a livello multilaterale, perché per poter intervenire efficacemente occorreva realizzare delle politiche di cooperazione di più ampio respiro. E che cosa abbiamo fatto? A livello internazionale, quindi a livello di cooperazione Interpol, abbiamo realizzato un progetto interamente finanziato dall'Italia per 4 milioni di euro che si chiama Progetto ICAN, un po'
cercando anche una modalità suggestiva di introduzione di questo tipo di progetto, che è Interpol Italy Cooperation Against 'Ndrangheta, la cooperazione contro l'Ndrangheta, che vede attualmente 10 paesi e stiamo estendendo a un 11° paese, la Spagna, 4 europei e gli altri 7 extraeuropei, per realizzare una politica comune contro l'Ndrangheta. E per quanto possa sembrare paradossale per chi vive questa realtà, la realtà del nostro paese, dove abbiamo maturato sin da piccoli la consapevolezza della pericolosità delle organizzazioni mafiose, il primo passo della nostra progettualità è l'awareness, cioè dare consapevolezza ai colleghi delle altre polizie su quanto possa essere pericolosa l'Ndrangheta. E quindi la prima parte di questo progetto che abbiamo messo in atto è la consapevolezza. Gli altri step di questo progetto sono step operativi. Una volta che abbiamo formato consapevolezza, abbiamo costituito in tutti e 11 questi paesi delle strutture investigative dedicate alla lotta all'Ndrangheta. Quindi tutti i paesi si sono impegnati e hanno realizzato dei punti di contatto ai CAN, attraverso i quali noi riusciamo a realizzare una cooperazione mirata sull'Ndrangheta, il tutto con la regia di Interpol, che costituisce l'ombrello multilaterale nel quale realizzare questa cooperazione. Già 6 latitanti sono stati rintracciati e catturati nel mondo. Ovviamente l'ufficio che io dirigo, che è un ufficio interforze composto da tutte le forze di polizia, è la cabina di regia delle attività che poi immaterialmente svolgono le forze di polizia, e in questa progettualità gli step successivi sono quello di realizzare anche un'attività di individuazione e localizzazione di beni e cespiti dell'Ndrangheta nel mondo, per poi procedere anche ad un'attività di sequestro. Questo passa anche attraverso un'attività di scambio di esperienze, di formazione. Ne parlavamo prima delle misure di prevenzione, che sono uno strumento che non è patrimonio delle legislazioni di pressoché nessun paese del mondo. Non ci aiuta la sentenza De Tommasi, che ha in qualche modo posto dei limiti nel riconoscimento a livello europeo dell'efficacia di queste misure, della legittimità di queste misure, e quindi questo tipo di progetto è un progetto operativo che passa attraverso la fase dell'awareness. A livello europeo abbiamo proposto gli stessi temi, ma ovviamente nel momento in cui un'agenzia multilaterale adotta una progettualità, l'altra agenzia non replica la medesima progettualità, ma abbiamo esportato su Europol un altro tipo di progetto multilaterale. Allora, intanto, anche qui una premessa. Oggi la cooperazione più strategica per l'Italia è a livello Europol, in quanto a livello unionale si fanno delle politiche, si finanziano delle politiche di individuazione di quelle che sono le minacce transnazionali che riguardano però gli Stati europei. La cooperazione regionale è una cooperazione molto diffusa nel mondo. Noi abbiamo Europol, in Africa c'è Afripol, nell'Asia c'è Aseanpol, nelle Americhe c'è Ameripol, cioè ogni contesto regionale riunisce intorno a sé a livello multilaterale gli stati che possono avere problemi e interessi comuni. Come Italia abbiamo iniziato una fitta rete di relazioni con queste organizzazioni multilaterali
Perché ne parlavo col Presidente che mi segnalava quanto può essere di interesse per la criminalità organizzata il continente africano. In Africa ci sono 54 stati che votano per Interpol e interloquire con questi, con quelle singole forze di polizia non è poi così agevole anche per una certa distanza culturale negli strumenti di investigazione, più semplice parlare con l'organizzazione multilaterale perché riunisce un po' le eccellenze di determinati contesti regionali. Ebbene, in Europa, che è il nostro contesto regionale più importante, le istanze di parte italiana non erano fortemente recepite. Per varie responsabilità, io penso che sia corretto da parte mia, che sono un tecnico, focalizzarmi sulle responsabilità tecniche e quindi la prima responsabilità è stata quella di parlare il linguaggio corretto con i colleghi di Europol che nell'analisi delle minacce devono guardare, loro guardano a modelli anglosassoni e quindi qualificano la minaccia sulla base di una minaccia quantitativa e qualitativa rilevata sulla base di determinati indicatori. Probabilmente noi abbiamo parlato un linguaggio diverso, un linguaggio esperienziale che ci dava per scontati alcuni concetti che per noi sono nel nostro DNA e dove invece far comprendere all'Europa del Nord che cosa può essere il concetto di intimidazione mafiosa non è affatto così scontato e quindi forse non esiste nemmeno una traduzione di questo concetto. E quindi abbiamo dovuto cominciare a rivedere alla stessa qualificazione dei parametri che l'Europa adottava per individuare la minaccia. Insomma, ve la faccio breve. Ad oggi nelle minacce, le 10 minacce che fanno parte del ciclo programmatico Impact che individua le minacce, che poi ha un passaggio politico nel COSI e nel Parlamento europeo, e quindi le responsabilità sono tecniche, amministrative, politiche su questo tipo di individuazione delle minacce, e ci sono le bande dei motociclisti, ma non c'è la criminalità organizzata di stampo mafioso. Quindi noi ad oggi non abbiamo progetti comuni di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso a livello europeo. Ovviamente abbiamo invertito questo tipo di percorso, sia dal punto di vista della corretta individuazione degli elementi per poter correttamente configurare la portata della minaccia, sia portando a livello politico, quindi a livello del COSI, tutto il quadro necessario perché possa essere sostenuto poi a livello politico questa istanza di tipo amministrativa di individuare nella criminalità organizzata nazionale quella che oggi, mi spiace definirlo in questo modo perché è quasi offensivo per la nostra cultura antimafia, viene considerato un fenomeno folcloristico italiano. In molti paesi del mondo la mafia viene così definita e quando si parla di organizzazioni mafiose viene tradotto mafia style, come se fosse una modalità di comportamento. E oggi questo tipo di lavoro sta comportando, e ci auguriamo che nel prossimo ciclo programmatico che entrerà in vigore dall'anno 21 possa essere inserita la minaccia mafiosa. Altro progetto che abbiamo portato avanti con successo è stato quello di realizzare prima in Italia, su input del Ministro degli Interni e del Capo della Polizia, un osservatorio su quelle che sono i rischi di infiltrazione all'epoca del Covid della criminalità, dell'economia legale da parte della criminalità organizzata, un osservatorio che fa capo alla direzione centrale che ho il privilegio di presiedere ma che è composto da tutte le forze di polizia e che vuole analizzare soprattutto il rischio di quelle che possono essere le opportunità per la criminalità organizzata di cogliere all'epoca del Covid quella crisi economica che potrà riguardare ampi settori del paese e per poter portare capitali illeciti, investire, sostituirsi, integrarsi nell'economia legale. Abbiamo proposto
al direttore esecutivo, alla direttrice esecutiva di Europol, Catherine de Bol, di realizzare una sorta di esperienza a livello europeo con una decina di stati, e per realizzare un gruppo Covid che avesse le medesimi obiettivi, però non a livello nazionale ma a livello internazionale, partendo proprio da una metafora: così come il virus è partito dalla Cina e incredibilmente ce lo siamo trovati come primo paese europeo in Italia, e quindi è stato una diffusione pandemica che ha portato dalla Cina all'Italia, allo stesso modo i rischi in questo momento sono di una globalizzazione di determinati fenomeni criminali, e quindi l'idea, l'intuizione era: se un sintomo si manifesta prima in un determinato paese, probabilmente da lì a poco quella manifestazione criminale si manifesterà in un altro paese. E quindi abbiamo già fatto 3 riunioni, siamo riusciti incredibilmente a realizzarne una in presenza in Italia, perché è capitato in un periodo storico ai primi di settembre che le condizioni lo rendevano possibile, e in queste riunioni noi abbiamo portato l'esperienza italiana sia sotto il profilo organizzativo e della resilienza, perché le forze di polizia si sono dovute organizzare per far fronte organizzativamente, e in quanto loro stesse vittime della minaccia Covid, essere resilienti rispetto a questo tipo di esperienza, ma abbiamo poi portato anche una serie di dati, statistiche, analisi fenomenologiche, e ci siamo confrontati con gli altri paesi che non hanno poi quella stessa raffinatezza nell'analisi dei dati che abbiamo forse maturato noi, ma ripeto, il nostro paese ha una sensibilità sui temi della criminalità organizzata dovuta anche a una triste storia di lotta al crimine organizzato. E quindi abbiamo portato questa esperienza di analisi sulla criminalità organizzata e ci siamo confrontati. È complicato, so che i report sono agli atti di questa commissione, noi li abbiamo mandati tutti e 3 i report. L'ultimo report riguarda proprio lo scenario internazionale, stiamo preparando il 4º report su quelle che sono le minacce, e oggi noi cogliamo in alcuni paesi sintomi che in Italia non si erano ancora manifestati. Già lo scrivevamo qualche tempo fa che si stava maturando un certo clima di insofferenza verso le istituzioni, di violente proteste nei confronti delle forze di polizia che non si potevano, per esempio negli Stati Uniti, confinare nel Black Lives Matter perché era un fenomeno più generalizzato. Oggi abbiamo anche nelle piazze nazionali, ma anche in Francia, ma anche in altri paesi, in Polonia, un sentimento di diffusa conflittualità, e anche lì abbiamo colto il sintomo prima in altri paesi del mondo. Oggi gli scenari a livello internazionale sulla minaccia Covid, dal punto di vista, intendo per minaccia Covid quello che ho appena spiegato, sono parzialmente analoghi in molte parti del mondo e per molte tipologie delittuose. Io ho portato, e lascerò al Presidente, anche una fotografia che noi abbiamo fatto ad oggi dell'andamento della criminalità in Italia, dove tutti gli indici sono in decremento, salvo pochissime fattispecie delittuose, dove invece i trend sono variati e sono opposti. E questi stessi trend sono più o meno analoghi nei paesi del mondo con i quali noi ci confrontiamo, e anche se il loro livello, la loro metodologia di rilevazione del dato è molto diversa da quella nazionale, quindi non sempre sono paragonabili. Il dato che veramente è in controtendenza è che noi abbiamo un calo dei reati violenti e in particolare degli omicidi nel nostro paese, che anche qui il dato purtroppo negativo che si rileva è che invece il numero delle donne uccise è rimasto lo stesso,
e nonostante la pandemia, nonostante il Covid, nonostante il momento storico che viviamo, né in alcuni paesi, negli Stati Uniti in particolare, il numero degli omicidi è salito esponenzialmente rispetto al passato, e questo è un dato da tenere sotto controllo per comprendere se questo aumento dei crimini violenti, che anche si registra in alcune realtà europee, in Francia in particolare, può essere un dato tendenziale su cui poi doverci confrontare. Nel nostro paese non sono questi i trend sono tutti in diminuzione. Abbiamo in tema di combustione dei rifiuti e in tema di traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti, un aumento che è strettamente collegato anche alla maggiore permanenza in casa degli italiani durante il periodo della pandemia, e quindi a un problema di smaltimento dei rifiuti che ha visto questo dato in crescita, così come sono in crescita, ma questo in tutti i paesi del mondo, i reati commessi online. Chiudo perché mi rendo conto di essere forse un po' troppo lungo, su alcuni scenari. Alcuni scenari che meritano particolare attenzione sono le dinamiche del web, del deep e del dark web, che costituiscono una minaccia transnazionale, una modalità di gestione del narcotraffico, dei pagamenti. Oggi c'è un'indagine della polizia francese e della polizia olandese, e stiamo entrando in partnership anche noi, perché è governata da Europol, sulla decrittazione di una piattaforma che si chiama Incrochat, dove per un certo periodo di tempo i francesi sono riusciti a decrittare una serie di messaggi, e la criminalità organizzata, anche italiana, di stampo mafioso, ha fortemente utilizzato questa piattaforma per l'organizzazione di traffici illeciti, soprattutto nel traffico di droga. Faccio questo esempio solo per dare un affresco di come non stiamo parlando di una minaccia potenziale, ma di una minaccia reale. Così come faccio riferimento a telefonate oramai passate alla storia dell''ndrangheta, nella quale due 'ndranghetisti si confrontano tra di loro di qualche tempo fa sul narcotraffico, e dicono: ma sono strani questi sudamericani, non usano i bitcoin nei pagamenti, quindi dimostrando di essere di gran lunga più all'avanguardia rispetto ad altre organizzazioni criminali. E quindi questi affreschi ci devono portare a comprendere che la criminalità organizzata opera su livelli molto sofisticati, e che oggi probabilmente, pur dovendoci preoccupare di fenomeni criminali odiosi e terribili come l'usura, i cui dati sono assolutamente costanti, anzi abbiamo una diminuzione percentuale bassissima rispetto all'anno scorso, ma siamo in diminuzione, ci dobbiamo preoccupare dei meccanismi di infiltrazione dell'economia legale attraverso meccanismi legali. Faccio per esempio l'esempio dei non performing loans, dei crediti deteriorati, che oggi le banche svendono a 17 centesimi per euro, e che possono costituire l'occasione per rilevare enormi asset patrimoniali di imprenditori che cadono in disgrazia, che non sono più in grado di pagare i loro debiti, e che possono essere rilevati in tutta Europa. Parlo dell'Europa perché mi riferisco alla direttiva della BCE in ordine alla necessità di levare dai cespiti patrimoniali attivi delle banche i crediti deteriorati, il rischio che questi enormi crediti finiscano nelle mani della criminalità organizzata in maniera perfettamente legale. In ogni paese si può applicare la normativa di quel paese, quindi nel momento in cui si applica la normativa, e quindi in Italia per esempio arrivano fondi di investimento esteri composti da capitali mafiosi, e ci sono evidenze processuali di mafiosi che hanno centinaia di milioni di euro, quindi lo dico a ragion veduta, non lo dico come
minaccia potenziale che sono in fondi di investimento, possono intervenire nell'economia legale, rilevare questi enormi cespiti, e quindi questa è una minaccia attuale e molto sofisticata la minaccia, perché a quel punto non ci troveremo più a difenderci da un nemico individuato e preciso, ma avremo questo nemico che assume i panni del soggetto che legalmente è intervenuto nell'economia legale, perché è possibile attraverso proprio questo tipo di cooperazione internazionale. Immaginiamo un fondo di investimento estero che arrivi dall'estero e che è a composizione mista, e ci sono quindi capitali che provengono da più fondi di investimento. Nel momento in cui arrivano nel nostro paese, se non c'è una strettissima cooperazione, consapevolezza e capacità di investigazione preventiva, probabilmente quando arrivano questi soldi nel nostro paese non sarà più possibile attuare alcuna misura di contenimento. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma i temi sarebbero ancora tanti, ma mi sembra di aver esaurito almeno l'aspetto introduttivo. Dottor Rizzi, la ringrazio e do subito la parola al senatore Grasso. Grazie. Io ringrazio il prefetto Rizzi per questa relazione che è veramente completa, ampia, e che ci ha acceso tante luci sulla cooperazione internazionale e tanti stimoli per approfondirli da parte anche della nostra Commissione. Certo, sul reato e sulla criminalità transnazionale ci occupiamo, ce ne occupiamo da tempo di questi fenomeni, però i passi avanti sono sempre piccoli, ma è importante con tenacia continuare a mantenere le posizioni, perché le difficoltà, soprattutto di comprensione dei fenomeni all'estero, c'erano ai tempi di Falcone, continuano a esserci, come possiamo riscontrare anche oggi. Perché l'idea della convenzione del 2000 di Palermo, io allora ero procuratore a Palermo, quindi ho partecipato, adesso l'anniversario mi ha piacevolmente colto in questo evento, però devo dire che purtroppo tanti stati hanno firmato, tanti stati hanno ratificato, perché poi la ratifica non costa nulla, però non tutti gli stati si sono dotati degli strumenti giuridici della Convenzione per poter efficacemente poi fare il collegamento e la cooperazione giudiziaria internazionale a livello giudiziario, a livello naturalmente per contrastare i fenomeni anche a livello giudiziario. E quindi ha sopperito molto la cooperazione tra polizie, devo dire che è stato questo il punto vincente della nostra anche conclamata esperienza all'estero, perché siamo valutati, almeno io da sempre, quando ho avuto occasione di andare all'estero e portare le nostre esperienze, e accompagnato anche dalle forze di polizia che appunto si occupano di cooperazione internazionale, abbiamo sempre riscontrato questa grande valutazione del nostro lavoro, delle nostre esperienze. Questo lo dico perché, al di là dei dati statistici che chiaramente vedono una criminalità organizzata e criminalità in termini di numeri in diminuzione, il problema è far comprendere come questi dati in certi contesti vanno analizzati. Faccio un esempio banale, ma nell'81-83 a Palermo c'è stata una guerra di mafia che ha portato migliaia di omicidi, adesso non ce n'è più. Cosa significa? Che il fenomeno è scomparso completamente? Purtroppo è cambiato, si è trasformato. E la metafora col Covid è perfetta, perché è un pericolo invisibile che bisogna combattere con armi che spesso non abbiamo, anche perché è difficile far comprendere all'estero, soprattutto
la pericolosità di fenomeni di cui non si vede la concreta manifestazione da un punto di vista comportamentale, perché è questo il vero problema. Così come i problemi a far accettare l'idea del nostro 416 bis, che è un'impresa, devo dire, impossibile, anche proprio perché non si comprende l'intimidazione in sé, e devo dire che forse, anziché cercare di imporre un modello nostro, forse bisogna cercare, e questo è il suggerimento che, data la sua esperienza, vorrei trarre da questo incontro, se anziché il 416 bis internazionale, così come il nostro, se non è il caso di trovare delle formule che possono essere comprese, accettate e applicate all'estero. L'idea dell'organizzazione criminale e la definizione di organizzazione criminale che può contenere degli elementi facilmente riconoscibili dal mondo anglosassone, quello a cui lei attribuiva, e che poi trovano dei collegamenti con le nostre indagini in maniera da poter anche investire le autorità giudiziarie locali, perché poi è quello il problema: andare davanti al giudice che non si rende conto di un fenomeno è tutto un lavoro perso. Quindi, sotto questo profilo, così come le misure di prevenzione, che certamente sono oggi contestate nel nostro paese, laddove, sfruttando anche degli infortuni di qualche giudice che recentemente anche è stato sottoposto a giudizio, e che è diciamo, l'occasione per poter cercare di smantellare quello che è stato costruito negli anni. Allora, il problema è questo. I dati sono per un calo della criminalità, ma possiamo dire che effettivamente questi fenomeni devono portare allo smantellamento di tutta la legislazione, gli strumenti che noi abbiamo costruito? Questo è un primo punto. Secondo punto, diciamo, quelle che sono le novità tecnologiche a cui la criminalità organizzata sempre più si rapporta, nel senso che, appunto, la telefonata di Bitcoin fa un po' il paio con quella in cui qualche anno fa qualcuno diceva: senti, si intercettavano soltanto le telefonate, vediamoci su Skype, quando Skype non era intercettabile agli inizi. Naturalmente oggi le piattaforme vengono prodotte sempre più con difficoltà per essere appunto intercettate, e quindi questo è certamente un problema di avere una ricerca tecnologica che sopravanzi, piuttosto che sia sempre ad inseguire e arriviamo sempre in ritardo. Un terzo punto: le operazioni sospette sono aumentate in maniera esponenziale. Il problema è: sono efficaci se però non producono un rumore tale, detto un rumore fra virgolette, che poi sono praticamente non utili a far emergere effettivamente i fenomeni o delle indagini, perché poi tutto è attraverso le indagini, almeno l'esperienza mi dice che partire dalla fenomenologia per poter iniziare l'indagine è un tentativo che spesso si fa attraverso le analisi, ma che rischia poi di non trovare dei risultati. E purtroppo in tanti paesi mi sono scontrato in passato con una valutazione se iniziare o no un'indagine che ha criteri di economicità piuttosto che criteri di sicurezza o criteri, perché quando ti incontri con corrispondenti polizie straniere, appunto di tipo anglosassone, in cui si pianifica tutto e si fa un piano, non so, un costo della indagine, e si decide poi se è conveniente o non conveniente. Dopodiché, io spero che questi criteri di valutazione vengano via via abbandonati e che si
vada un po' più al concreto sulla soprattutto pericolosità dei fenomeni. Detto questo, io la ringrazio e so che la nostra cooperazione internazionale è in buone mani, quindi auguri e buon lavoro. Grazie, senatore Grasso. Do la parola dapprima al deputato Cantalamessa, poi al deputato Pellicani, poi ancora al deputato Paolini, chiedendo loro di non emulare chi l'ha preceduto. Grazie. Grazie Presidente, grazie signor Prefetto per la relazione. Le faccio domande spot molto veloci per non rubare tempo ai colleghi e alle sue risposte. Uno, prima parlava di 11 paesi nel progetto, non ho capito se sono paesi solo europei o anche extraeuropei. Poi ha fatto riferimento agli accordi bilaterali per poter portare avanti le indagini. Ci sono degli stati in assenza di questi accordi con i quali soffriamo in maniera particolare per la lotta al crimine organizzato, e a questo mi collego alla terza domanda. Da signor professionista, quale lei ha parlato delle responsabilità tecniche e non di quelle politiche, al netto dei colori, volendo dare uno spunto costruttivo alla commissione slegata, quindi vuol dire da logiche di singoli partiti, cosa potrebbe fare la politica in più? Perché lei prima ha parlato di responsabilità tecniche nell'ambito della collaborazione e quindi graderei avere un suo spunto in tal senso. E altre due domande velocissime. La prima, se sa a livello internazionale di punti di contatto tra criminalità organizzata e terrorismo internazionale. E da ultimo, fa male da italiano sentir parlare di mafia style, di quella chiaramente dei luoghi comuni. Nell'ultima missione che abbiamo fatto negli Stati Uniti come commissione, mi hanno colpito due cose. Una, la poca conoscenza dell'andrangheta, e quindi ci riferiamo a quello che diceva lei prima. E poi come viene più contestualizzata le criminalità organizzate italiane rispetto a tutte le altre, si parlava di messicana, di russa, di cinese, di nigeriana, albanese e quant'altro. A livello europeo le altre mafie, quindi non solo le criminalità organizzate, quanto pesano rispetto al crimine organizzato? Grazie. Grazie deputato Cantalamessa, deputato Pellicani. Grazie Presidente. Beh, intanto ringrazio il prefetto Rizzi per la panoramica che ci ha dato e lo saluto perché ci siamo incontrati anche in altre occasioni. Insomma, negli anni si è contraddistinto per essere protagonista di inchieste e indagini molto, molto importanti, per cui ha una conoscenza molto approfondita dei fenomeni criminali nel nostro Paese. E arrivo a una domanda. E gli spunti della relazione sono tanti, ma partendo dal fatto appunto che par di capire che questo lavoro che sta facendo con Europol in particolare è molto importante, necessario nel senso che apprendiamo appunto che anche per responsabilità nostre l'Italia non era, come dire, molto ascoltata in questi organismi, mentre i fenomeni criminali, l'andrangheta, lo testimoniava prima, con presente in 30 paesi, mi pare di ricordare, diceva prima, per cui è un fenomeno globale già assodato, non da oggi, da tempo, e come è stato ricordato anche dal senatore Grasso, da tempo ormai sappiamo che le mafie sono un fenomeno soprattutto economico. Allora mi chiedo, apprendo favorevolmente tra l'altro la nascita di questo gruppo Covid internazionale, perché abbiamo già avuto in questa commissione altre audizioni che hanno testimoniato come il fenomeno nel nostro Paese in particolare stia diventando molto preoccupante, come era prevedibile, delle infiltrazioni mafiose in settori economici particolarmente a rischio, a partire da quelli del turismo, del commercio, dove le mafie si presentano appunto con capitali freschi pronti ad investire. Ecco, su questo fronte
Voi avete l'evidenza già di un'attività da parte della criminalità organizzata italiana anche all'estero su tentativi, operazioni economiche, immobiliari in particolare, acquisizioni di attività economiche che sono in atto? Grazie deputato Pellicani, adesso la parola al deputato Paolini. Grazie Presidente, io la ringrazio dottore perché ci ha dato delle informazioni molto importanti anche da approfondire. Devo dire che sono rimasto, anche se ero un po' preparato, un po' diciamo preoccupato, perché in sostanza emerge che la mafia sta smaterializzando immense quantità di denaro. Queste quantità di denaro entrano nel circuito economico e finanziario internazionale. Questo circuito viene sicuramente protetto da stati e quindi dai loro apparati di sicurezza e quindi diventano praticamente intangibili, e quindi attraverso questo sistema le mafie ci stanno comprando fisicamente, siamo noi stessi merce di scambio. Allora le chiedevo se a suo avviso sarebbe in via de iure condendo e soprattutto a livello internazionale delle strutture di investigazione che superino quelle che sono le attuali strutture di investigazione, cioè Banca d'Italia, UIF, che hanno un approccio all'analisi del sistema finanziario molto più, diciamo, tecnico che non investigativo. Quindi le chiedevo se innanzitutto i reparti che lei comanda, o la Polizia di Stato o altri reparti, fanno già qualcosa in questo settore che prescinda dalla collaborazione della Banca d'Italia o dell'UIF. E secondo, se ritiene che sia questa la nuova frontiera su cui, diciamo, portare l'attenzione internazionale, perché mi pare che più, ormai più che il fenomeno criminale sia il fenomeno finanziario che noi dobbiamo, perché in tutte le investigazioni noi vediamo che si sequestra un po' di droga, anche tanta droga, si sequestra qualche opificio, qualche terreno, qualche bene visibile, ma raramente si sequestrano i proventi di queste operazioni. Io vorrei capire se avete fatto, ad esempio, mai una stima, un rapporto tra quello che è il sequestrato reale, seppur stimato per grossa approssimazione, e quello che invece è quello che sfugge. Cioè, quant'è il volume d'affari, ad esempio, di una organizzazione mafiosa in termini di denari che comunque vengono immessi nel circuito? So che è una domanda difficile, ma io gliela faccio. Grazie. Grazie deputato Paolini, do adesso la parola al prefetto Rizzi per replicare. Grazie, devo dire domande complicate, Presidente. Allora, sapesse chi l'ha proposto, poi è complicato. Allora, per quanto riguarda quello che diceva il Presidente Grasso sul 416 bis, sì, Presidente, e ci siamo resi conto che dobbiamo parlare un linguaggio diverso, ma dobbiamo parlare un po' in generale un linguaggio diverso e liberarci un po' di quel che non, tra virgolette, provincialismo che è il modo di affrontare a livello locale problemi locali. Nel momento in cui parliamo di crimine transnazionale già non parliamo più di 416 bis, ma si parla di serious organized crime, le grandi organizzazioni mafiose, il grande crimine, e devo dire che su questo linguaggio c'è una comunione di culture. Devo anche dire che la stessa organizzazione mafiosa, per esempio c'è quella sentenza di cui sicuramente lei saprà, di questo giudice dell'Ontario che in Canada ha cominciato a qualificare l'andrangheta anche a livello canadese come organizzazione serious organized crime, quindi lo ha individuato non come una profanazione del crimine italiano, ma un po' il lavoro che fece la dottoressa Barbaini, credo, tanti anni fa, quando cominciò a localizzare l'andrangheta in Lombardia. Adesso cominciamo ad avere un'andrangheta che ha una sua autonoma esistenza anche in altre parti del mondo. E il tema delle novità tecnologiche, è chiaro che la tecnologia è uno strumento a vantaggio degli antistati, così come uno strumento a vantaggio delle forze di polizia. La ringrazio di questa domanda, perché mi ero dimenticato di dire forse una delle cose più strategiche che stiamo facendo.
nel progetto ICAN l'Italia sta proponendo, forse anche a livello, non dico provocatorio, ma in maniera sfidante, portando avanti un progetto tutto made in Italy, di realizzazione di un motore inferenziale, cioè di cercare di costruire un modello di analisi della minaccia globale rappresentata dall''ndrangheta che possa in qualche modo arrivare a quello che si diceva, cioè anticipare la minaccia. Ed è abbastanza semplice da realizzare, per quanto complesso e ambizioso sia un progetto di realizzare un modello predittivo della minaccia, in quanto è stato semplicissimo anche solo a livello concettuale mettere sulla linea del tempo come la mafia si è l''ndrangheta si è nel tempo espansa nel mondo sulla base delle nostre conoscenze, e quindi nel tempo e nello spazio bastava muovere il cursore del computer sulla linea del tempo per vedere come le macchie rosse della presenza dell''ndrangheta colorassero il mappamondo, e anche solo questo effetto scenografico può dare l'idea di quella che può essere l'evoluzione della successiva. Vi ho fatto questo esempio che ovviamente è uno degli indicatori, di tanti indicatori di che possono portarci alla realizzazione di un motore inferenziale, in cui dire ad un polizia di uno Stato membro, per esempio a livello Stato membro europeo, a livello internazionale, perché questo è un progetto internazionale, guarda che il prossimo paese dove arriveranno interessi della criminalità organizzata è proprio il tuo, attrezzati, eccetera. Il tema delle segnalazioni, lei lo diceva, che siano realmente efficaci. Anche io ho vissuto quella stagione nella quale ci confrontavamo se quello che per noi era l'obbligatorietà dell'azione penale a fronte di quella che invece in altri sistemi ordinamentali tale non è, e quindi la necessità di rendere effettive e concrete questo tipo di collaborazione anche sulla base di quelle che sono scelte strategiche che devono essere fatte a livello paese. E vengo alle domande del deputato Cantalamessa. I paesi non sono solo europei, il progetto ICAN è un progetto con cabina di regia Interpol, e a Interpol aderiscono 194 paesi del mondo. È un paese dove ci sono pressoché tutti i continenti. Abbiamo scelto un affresco di paesi sulla base del rapporto della DIA, dove era presente l''ndrangheta o dove in questo momento ci sono indagini molto delicate, penso all'Uruguay perché è evaso dall'Uruguay Morabito, e quindi i paesi europei sono solo tre al momento, e un quarto sta entrando, è la Spagna, gli altri sono un po' da tutto il mondo e da tutti i continenti, proprio perché l'obiettivo del progetto è creare una cultura della lotta all''ndrangheta a livello globale, a livello planetario. Devo dire che in questo progetto hanno aderito tutti gli stati, ma hanno aderito ad altissimo livello. Nei lavori di apertura del progetto ICAN c'erano tutti i capi della polizia, per gli Stati Uniti c'era il capo dell'FBI e il capo della Drug Enforcement Administration. Ma stiamo parlando quindi del meglio delle polizie di tutto il mondo. E lei parlava di accordi bilaterali. Gli accordi bilaterali, il Dipartimento ha d'intesa col MAECI, hanno portato avanti accordi bilaterali pressoché in tutto il mondo. E in alcuni paesi questi strumenti sono più performanti, in altri meno, ma come ho sentito dire proprio una volta non ricordo quale autorità politica, il tema non è tanto la realizzazione dell'accordo bilaterale quanto l'applicazione dell'accordo bilaterale. Lo diceva prima il Presidente Grasso, 190 stati hanno firmato la Convenzione di Palermo, ciò non toglie che non siano altrettanto poi performanti le forme di cooperazione. Sicuramente si può fare meglio, abbiamo aree del pianeta nel quale per esempio noi abbiamo bisogno di maggiore
cooperazione di polizia. Faccio un esempio che è legato esclusivamente al fatto che abbiamo collocato lì un nostro esperto nella cooperazione internazionale. L'ultimo paese sono gli Emirati Arabi. Gli Emirati Arabi sono un'area strategica nel mondo nel quale non avevamo cooperazione di polizia. In questo momento l'Italia dispone di una rete di 67 colleghi tra polizia, carabinieri, guardia di finanza che sono presenti nel mondo, copriamo 44 paesi. L'obiettivo che ci siamo posti strategico è di estendere questa rete in almeno altri 4-5 paesi in un tempo di 1-2 anni, una volta che si saranno perfezionate procedure di accreditamento che non sono velocissime. E che cosa può fare la politica? Mi fa una domanda complicata, può fare tanto. Mi viene facile dirlo in questa sede, perché in questa sede il core business della Commissione parlamentare antimafia è la lotta alle mafie, quindi è nel vostro DNA di politici quello di occuparvi di questo tema. Ecco, probabilmente questa stessa sensibilità andrebbe estesa in tutti quei consessi, soprattutto internazionali, dove bisogna far comprendere che la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata italiana non è una minaccia che riguarda solo l'Italia. Un tempo noi pensavamo che riguardasse solo la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania, e lo ripeto ancora, quando la dottoressa Barbaini si cercava di documentare, di ottenere sentenze che dimostrassero che l'Ndrangheta esisteva in Lombardia in maniera autonoma, non era un secolo fa. Io ero il capo della mobile di Milano quando accadeva questo, quindi parliamo degli anni 2000, fine anni 90, e quindi questo tema persino da noi ha una consapevolezza recente, che questo tema delle mafie era un tema nazionale. Oggi è un tema globale, planetario. Mi rendo conto che per paesi nei quali pensiamo all'Olanda, dove l'Ndrangheta ha comprato la logistica del mercato dei fiori a Rotterdam, e io lo dico provocatoriamente nei consessi internazionali e con i colleghi, alla fine dalla provocazione siamo passati alla attiva collaborazione, dico: guardate che l'Ndrangheta non ha comprato quella logistica perché ha una passione per i tulipani, non è così. Esatto, operazione di qualche anno fa. E punti di contatto tra criminalità organizzata e terrorismo. Io non mi occupo direttamente di indagini e quindi non saprei darle un'attualità a questa risposta. La storia ci insegna tante cose, però io non in questa sede dovrei essere preciso e fare riferimento a elementi fattuali di cui non dispongo. E il tema poi era come vengono contestualizzate le organizzazioni mafiose italiane rispetto alle altre mafie. Devo dire che in questi ultimi 2 anni noi stiamo facendo uno sforzo di sviluppo delle awareness enorme, e purtroppo non avevano una grossa considerazione le organizzazioni mafiose italiane, in quanto noi abbiamo investito poco nella cooperazione multilaterale. È un percorso nel quale ci stiamo impegnando fortemente in questi tempi, che ha anche una logica precisa. L'Italia ha avuto un tale da fare a contrastare la minaccia interna, prima del terrorismo endogeno, poi della minaccia mafiosa nel 92, tutte le migliori risorse del paese erano impegnate su questo, che non è un percorso che è iniziato adesso, mentre
tra i paesi, per esempio, del nord Europa, il tema delle bande dei motociclisti, che da noi non è affatto sentito come un'emergenza nazionale, ma che invece è fortemente sentito in altre aree del mondo, ha creato forme di impegno e di cooperazione multilaterale, il tema delle mafie è stato avvertito come un tema nazionale. Oggi si è invertita questa tendenza, noi ci auguriamo che nel prossimo ciclo programmatico venga questo tema affrontato tra le 10 minacce sulle quali investire, e quindi anche i nostri stessi investimenti paese vadano ad alimentare le azioni di contrasto alle grandi organizzazioni criminali. L'entusiastica partecipazione a livello Interpol di 10 paesi sul e 11 adesso contro l'Andrangheta ci dà l'idea di un mutato clima, di un mutato sentimento. Oggi lo sforzo maggiore è l'awareness, dobbiamo far comprendere questa minaccia. E vengo poi alle domande del deputato Pellicani, che saluto affettuosamente, anche deputato incontrato in un'altra vita, in un altro ruolo, in un'altra professione. E se ci sono evidenze di, parlavamo del gruppo Covid, se ci sono evidenze di infiltrazione a livello europeo. Anche questo gruppo ha svolto un'azione di persuasione, in quanto nel momento in cui noi abbiamo fatto due riunioni di questo gruppo e ci apprestiamo alla terza a metà di novembre, i temi proposti dagli altri paesi sono i temi da mettere all'ordine del giorno, sono i temi della contraffazione dei dispositivi di protezione individuali, delle truffe, il tema del potenziale rischio di infiltrazione nell'economia legale non era stato suggerito. Fortunatamente, siccome lo ha proposto l'Italia ed è co-chair di questo gruppo l'Italia, noi abbiamo inserito questo tema sin dalla prima riunione, in quanto anche su questa tematica bisogna creare consapevolezza. Ma per comprendere l'Olanda, che è un paese dove peraltro sono ospitate le strutture di Europol, di Eurojust, si è dotata di una struttura antidroga in tempi recenti, quindi stiamo parlando di paesi dove la minaccia è stata avvertita in maniera diversa nel corso del tempo e in maniera più affievolita di come l'abbiamo vissuta noi, e quindi il tema principale è sempre quello della consapevolezza, della trasmissione di esperienze nel rispetto poi anche delle culture, delle tradizioni, dell'orgoglio nazionale di ciascun Stato membro. E quindi questo tema è un tema sul quale nella prossima riunione di novembre abbiamo chiesto a ciascun paese uno specifico focus. Hai evidenze? Noi nel gruppo nazionale che stiamo per elaborare il quarto report, che come tutti i precedenti fornirò poi al Presidente per i vostri compiti istituzionali, abbiamo chiesto tanto alle autorità giudiziarie, tanto alle forze di polizia, se ci sono elementi concreti di infiltrazione. E abbiamo scoperto che rispetto agli altri report, e in questo vi do un'anticipazione, che mentre negli altri report si parlava di minaccia potenziale, quindi stavamo ancora in una configurazione di scenari, oggi le risposte che ci stanno pervenendo è che si cominciano a cogliere i primi elementi sintomatici, che tradotto dal linguaggio che tutela il segreto istruttorio vuol dire che qualcosa comincia a percepirsi. Per quanto riguarda invece il deputato Paolini, il rischio di ingresso nell'economia legale è un rischio potenziale, in quanto se e quando questo avverrà, attualmente non
Proprio il fatto che le autorità giudiziarie e le forze di polizia ci abbiano parlato di primi sintomi vuol dire che stiamo ancora parlando di rischio potenziale. Come prevenire questo tipo di rischio sta nel rafforzare la cooperazione di polizia a livello multilaterale. Lei ha trattato questo tema da vari angoli prospettici, perché parlava di come per esempio poter intervenire nell'indagine economico-finanziaria a livello internazionale. Ecco, l'Europol da pochissimo ha messo a bando di concorso un nuovo posto, che è il posto di era una nuova direzione. Questo le dà anche il senso della diversa mutata sensibilità a livello internazionale, che è proprio un dipartimento che si occupa dell'investigazione economico-finanziaria. L'Italia ha partecipato con il colonnello Petruzziello della Guardia di Finanza a questo bando di concorso. Siamo arrivati a un soffio dal arrivare alla dirigenza di questo posto, se lo è aggiudicato un altro paese del mondo, però il fatto stesso che il colonnello sia stato shortlistato, sia arrivato fino alla fine di questa procedura concorsuale, vuol dire che tutto l'expertise italiano comincia ad avere un suo peso a livello internazionale. Mi piace anche dire che abbiamo partecipato a due bandi, sia a questo che a quello del capo dell'unità antiterrorismo europeo, e l'Italia è riuscita invece questo non è un percorso politico, è un concorso pubblico, per cui si fanno delle prove scritte, orali, delle selezioni. Il candidato invece italiano è diventato il capo dell'unità antiterrorismo a livello europeo, in questo momento storico anche di effervescenza della Jihad, è sicuramente un importante successo per il nostro paese. Lei mi diceva ancora se è possibile avere uno scenario del volume di affari. Io ho portato, e lo lascerò al Presidente, un documento sulle misure di prevenzione patrimoniale, in particolare sui sequestri nei confronti dell''ndrangheta nel decennio 2010-2019, che traccia anche quella che è stata l'attività fatta in Italia rispetto a quella che è l'attività fatta nel mondo di sequestri, dove si vede che nell'ultimo biennio è di molto salita l'attività di contrasto ai patrimoni illeciti nel mondo, che comunque rimane marginale rispetto a quella che è stata l'azione nel nostro paese e che è frutto anche di questi lavori che noi stiamo facendo di aumento della consapevolezza, e ci auguriamo magari l'anno 21 di poter consegnare alla Commissione un documento dove questo trend si consolidi e diventi sempre più importante. E ovviamente non disponiamo di una fotografia del volume di affari illeciti. Quando si parla di sommerso, ovviamente le stime sono più affidate a enti di ricerca che a noi, che ci dobbiamo basare solo su elementi oggettivi. Dottor Rizzi, io non la licenzio perché ci sono altre due richieste di chiarimento, o comunque di domande. Iniziamo con il senatore Vitali per poi passare alla deputata Asgari. Prego, senatore Vitali. Sì, grazie Presidente. Prefetto, lei nella sua illustrazione ci ha parlato di come la criminalità organizzata si stia utilizzando sistemi sofisticati e anche tecnologicamente avanzati. A me mi ha colpito molto l'utilizzo della criptovaluta. Ecco, siccome sappiamo di che cosa si tratta, sappiamo come sia sottratta a qualunque tipo di controllo istituzionale, bancario o finanziario, la domanda è questa: voi riuscite a individuare, a decifrare attraverso i flussi, diciamo, di questa moneta le provenienze potenzialmente sospette? C'è un sistema per poterle individuare? Se sì, qual è? Se invece questo non è possibile, se è necessario qualche intervento legislativo per poter munire gli apparati investigativi di strumenti idonei a poter decifrare questa massa di scambi di criptovaluta che possono essere ricollegati agli interessi della criminalità organizzata. Grazie, senatore Vitali. Deputata Ascari.
Grazie Presidente, ringrazio il Prefetto Rizzi per la relazione estremamente chiara. Volevo chiederle alcune precisazioni, sarà possibile, alla luce di fatti di cronaca recentissimi, in particolare sulle mafie nigeriane, alla luce delle ultime operazioni da parte della Polizia in Italia, e quindi in particolare capire la cooperazione con la Polizia nigeriana e soprattutto con riferimento allo sfruttamento della tratta clandestina di persone. Questa è la prima domanda. L'altra, mi ha un po' anticipato il collega Cantalamessa, però le chiedevo in particolare questo, cioè in merito ai legami tra terrorismo islamico e mafie. In particolare io mi riferisco all'ultimo attentato che c'è stato a Vienna, che appunto ha riguardato un albanese radicalizzato, no? Sul territorio. Io vorrei proprio capire se c'è un approfondimento, uno studio delle indagini relative a quello che è il ruolo delle mafie nel favorire l'entrata di stranieri radicalizzati, quindi un approfondimento su questo. E l'ultima domanda, che però in parte lei ha già comunque detto, è se vi è stata una evoluzione nel ruolo dell'andrangheta negli ultimi mesi nel traffico internazionale di stupefacenti, anche alla luce ovviamente del mercato illecito del 2020, alla luce appunto del lockdown. Grazie. Grazie deputata Ascari. Prego prefetto Rizzi. Allora, e per quanto riguarda la domanda del senatore Vitali, io non le so dire quale sia lo stato dell'arte nell'investigazione sulle criptovalute, perché è attività specifica di organismi specializzati che potrebbero essere molto più precisi di me, che sono invece un po' il collettore delle iniziative di cooperazione. Però mi sento di fare una riflessione sugli strumenti di cooperazione investigativo e giudiziaria. Oggi, soprattutto quando si parla di mondo virtuale, si parla di un mondo che ha server dislocati in varie parti del mondo. Questo significa che a livello politico, finché gli Stati non faranno un passo indietro nel riconoscimento della loro sovranità rispetto a queste tematiche, le indagini saranno sempre molto ma molto lente e inefficaci, perché nel momento in cui, anche per il più banale dei reati, io devo passare attraverso una rogatoria per una piattaforma online dove si fanno le scommesse clandestine, che magari ha sede in un paese qualsiasi del mondo, è evidente che nel momento in cui io non ho la possibilità di arrivare ai provider, di arrivare direttamente ai grandi fornitori di servizi, ma devo passare attraverso la cooperazione e la sovranità dei vari stati, probabilmente l'azione di contrasto non sarà mai efficace. Per quanto riguarda le domande della deputata Ascari, qual è lo stato della cooperazione? Allora, la minaccia della mafia nigeriana è una minaccia attuale. Noi come Direzione Centrale Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale, che qui oggi mi accompagna proprio il direttore del Servizio Analisi Criminale, sta preparando un focus sulle mafie etniche, sulla mafia nigeriana in particolare, che ove necessario posso far avere al Presidente. Per quanto riguarda la cooperazione con tutto il mondo africano è una cooperazione complessa, sono 54 gli stati, ovviamente abbiamo realtà molto diverse dall'Africa che affaccia sul Mediterraneo a quella che è l'Africa subsahariana, e stiamo potenziando la cooperazione in alcuni paesi. Abbiamo recentemente costituito un ufficio regionale, prima eravamo da Parigi, gestivamo la cooperazione con l'Africa, oggi la gestiamo dall'Algeria, da Algeri, e in uno stato dove c'è anche Afripol, e quindi dove è possibile dialogare con la rappresentanza multilaterale di tutti gli stati africani. Questo ci consente di migliorare molto le nostre relazioni. Si tenga anche presente che siamo l'unico paese che in questo momento ha un bilateralismo di cooperazione di polizia con la Libia, dove
dove è presente un esperto per l'immigrazione. Quindi in alcuni paesi stiamo migliorando di molto la nostra cooperazione, e soprattutto la cooperazione con i paesi africani è fatta attraverso i paesi che costituiscono, in quelle determinate realtà sono molto forti. Per esempio in Kenya sono molto forti i colleghi inglesi, in Niger sono molto forti i colleghi francesi, in Libia siamo forti noi, e il nostro sforzo è quello di migliorare la nostra cooperazione. Il primo passo, ed è operativo già, è stato quello di arrivare in Algeria proprio per aprire un ponte con Afripol, a cui abbiamo formalmente scritto di poter essere osservatori nella loro organizzazione multilaterale. Quindi entrare in questo mondo di relazioni che sta diventando, dal punto di vista della cooperazione di polizia, estremamente strategico. L'Africa lo è sempre stato strategico, più che mai in questo momento storico, sia per il narcotraffico che per le dinamiche migratorie verso il nostro paese. E a proposito delle dinamiche migratorie, lei mi parlava del terrorismo islamico, la mafia, eccetera. Ecco, e su questo tema è un tema che ovviamente nel nostro Paese è affrontato in maniera specifica dal Dipartimento, da una direzione centrale che è la Polizia di Prevenzione, il prefetto Giannini in particolare, che ha una competenza, devo dire, straordinaria su questi temi, e quindi penso sia più idoneo lui a poter fornire risposte precise su questo tema. Il ruolo dell''ndrangheta. L''ndrangheta in questo momento storico, quello che noi stiamo cercando di rappresentare in tutti i consessi internazionali, perché devo dire che l'esperienza dell'Osservatorio Nazionale sui rischi di infiltrazione che abbiamo realizzato in Italia ce lo stanno un po' chiedendo tutti, tant'è che abbiamo realizzato anche delle pubblicazioni in lingua inglese per poter trasmettere questa esperienza anche sotto il profilo della resilienza, perché anche questo è un tema sul quale confrontarci. E le organizzazioni criminali sono state colte in contropiede, allo stesso modo di come è stato colto il mondo intero dall'emergenza pandemica, per cui io gioco sempre su questo tema quando mi vedo nei consessi internazionali e dico: guardate che non esiste un consiglio di amministrazione, un management board delle organizzazioni mafiose che si sono messe a tavolino e hanno detto: ora come ci organizziamo? È evidente che le organizzazioni mafiose colgono l'attimo, nel momento in cui c'è un business o c'è un mercato ne colgono tutte le opportunità, e quindi noi dobbiamo individuare quali sono le vulnerabilità sulle quali intervenire a livello preventivo o a livello repressivo se le misure di prevenzione non sono state adeguate. Ma il vantaggio vero, e con questo concludo, che un management board delle forze di polizia noi ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto farlo funzionare. Grazie prefetto Rizzi, non mi sembra che ci siano altre questioni, quindi possiamo considerare conclusa l'audizione.